Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. La cronaca parla di nuovi contagi in regione, ancora sotto quota 1000 in Veneto. Nelle ultime 24 ore i casi registrati sono stati 763 e non si segnala nessuna vittima. Il bollettino della regione si aggiorna quindi a 2.632.115 infettati per quanto riguarda il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. Resta fermo invece a 16.264 quello dei decessi. Scende di poco il numero degli attuali positivi a 49.326, meno 323 nelle ultime 24 ore. La situazione clinica mostra un lieve peggioramento con 1.566 ricoverati in area non critica, più 19 nelle ultime 24 ore. Rimangono 70 più 2 invece in terapia intensiva. E veniamo ancora alla cronaca, dove una donna è stata trovata morta a San Martino di Lupari nel Padovano, mentre il marito è stato rinvenuto ferito in gravi condizioni per un trauma alla testa. A rinvenire ovviamente i due soggetti, la figlia, una delle figlie che era passata per un saluto ai genitori. Tra le piste prese in considerazione non si esclude quella dell'omicidio. I carabinieri intervenuti sulla scena del crimine starebbero ora cercando la seconda figlia della coppia. Ancora la cronaca, si parla di un incidente di 6 auto, 10 persone coinvolte, di cui una ferita in modo grave, un'altra in maniera lieve. Questo è il bilancio di un incidente accaduto lungo la A4 alle 22 di ieri nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Sulle cause dell'incidente ovviamente la polizia stradale sta indagando. Le persone ferite sono due, dicevamo, due donne, una è stata trasportata con l'elicottero, intubata addirittura all'ospedale di Udine, l'altra in ambulanza invece è stata trasportata all'ospedale di La Tisana. Per lei i sanitari hanno individuato un codice giallo, le altre persone sono controllate, sono state controllate sul posto. Sono stati attivati anche gli infermieri della sala operativa SORES, anche i vigili del fuoco per quanto di competenza. I pompieri hanno operato in piena sinergia con l'equipe sanitaria. Questa mattina intorno all'una di notte i vigili del fuoco sono stati impegnati invece in contrada Zovo di Castelvecchio a Valdagno nel Vicentino per l'incendio accaduto ad una abitazione centrale affiancata. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Schio Arzignano con i volontari di Recuaro, con 3 autopompe, 2 autobotti e 15 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento alle strutture attigue. L'allarme dell'incendio è stato dato da persone residenti su un altro agglomerato di case poco distanti. L'abitazione interessata alle fiamme è stata completamente distrutta dalle fiamme, in parte collassata internamente. Ancora in corso questa mattina le operazioni di bonifica e l'accertamento delle cause dell'incendio da parte della squadra dei tecnici dei vigili del fuoco. Sempre questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 91 a Piacenza d'Adige nel Padovano per un'auto rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente. Si tratta di un parroco che è rimasto ferito. I vigili del fuoco del distaccamento di Est hanno provveduto ad estrarre ovviamente dall'abitacolo e preso in cura il religioso dal personale sanitario presente. Quindi è stato trasferito all'ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Alle 12.40 di Santo Stefano, quindi parliamo della giornata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Conca d'Albero a Corezzola, sempre nel Padovano, per l'incendio divampato nel garage di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dai distaccamenti di Piove di Sacco e Cavarzere, con 2 autopompe, autobotte e ancora 10 operatori, hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento in tutta l'abitazione. Danni da
da fumo alla facciata della casa. Tutto il materiale all'interno del garage è stato bonificato e quindi portato all'esterno. E poco prima del passaggio tra la notte di Natale e Santo Stefano, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Truglio a Lusiana, in provincia di Vicenza, per un incendio divampato all'interno di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Asiago e da Bassano del Grappa, e quindi a seguire poi quelli di Vicenza, con i volontari di Tiene, con 3 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 16 operatori, hanno spento le fiamme divampate da una stufa catalitica. I vigili del fuoco hanno portato all'esterno anche alcune bombole di GPL e controllato che non vi fossero eventuali focolai nelle travature di legno della vecchia abitazione disposta su 3 livelli. Singolare invece la messa di Natale organizzata tra le inusuali mura della stazione ferroviaria di Padova dai padri comboniani. Il tema valorizzato dai religiosi per questa funzione è la pace, quella vera, quella sentita dai popoli di questo mondo. Ad accompagnare la messa singolare alcuni figuranti e i suoni tipici dell'America latinoamericana, appunto. Oggi, con atto del presidente della provincia di Belluno, è stata recepita l'ultima tranche della progettazione strategica dell'area vasta del Fondo Comuni Confinanti, varata dai comuni di prima e seconda fascia ancora qualche giorno fa. Si tratta di 22 progetti che raccolgono le indicazioni dei sindaci e le idee progettuali dei territori di confine. Iniziamo subito con i progetti, come avviene ormai da tempo all'interno di una programmazione strategica. Sono suddivisi in 4 macro aree: patrimonio, risorse naturali, servizi socio-sanitari, mobilità sostenibile, coesione e inclusione sociale. Si parla di un investimento di 42.369.351 euro. Nella giornata di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre, i presepi di Jesolo hanno richiamato migliaia di visitatori, i quali hanno poi animato la città lungo le vie e le piazze, soffermandosi anche a fare acquisti nelle casette del mercatino di Natale, vista anche la temperatura mite. Nei 3 giorni considerati sono stati 11.310 le persone che hanno varcato l'ingresso dello Jesolo Sand Nativity, con un picco di 6.898 visitatori. Questi dati portano il totale attualmente registrato a 31.967 ingressi contro i 22.019 dell'anno scorso, registrato nel medesimo arco temporale. Vediamo. 27 dicembre siamo fuori dal Jesolo Sand Nativity, che in questi giorni ha registrato numeri da record. 24, 25, 26 dicembre abbiamo avuto oltre 11.000 ingressi, veramente si conferma l'attrazione per questa grande manifestazione della città, con il volano del grande tema attuale che è quello della pace, quindi davvero siamo soddisfatti, ma siamo soddisfatti di come la città ha risposto in questi giorni di festività con il mercatino, con il presepe di ghiaccio a Jesolo Paese, quindi siamo davvero soddisfatti che la città viva, che tanti visitatori dal Veneto ma anche fuori dalla nostra regione scelgano Jesolo anche nel periodo invernale. Quindi l'invito è quello di continuare nei prossimi giorni a visitare Jesolo, ci sarà il Capodanno con i grandi eventi, la città è pronta, i servizi sono all'altezza, quindi invitiamo tutti quanti a visitare ad esempio Jesolo Sand Nativity con gli orari che si vedono qua dietro, a utilizzare i parcheggi della nostra città. Ricordiamo che esiste anche un trenino fornito da Itaca, la nostra società partecipata, che parte da Jesolo Paese e tocca tutti i punti attrattivi della città e quindi permette anche di visitare tutte le attrazioni in maniera sicura, senza il problema di dover trovare anche un posto auto. Quindi davvero grazie a tutti i visitatori, a tutte le persone che stanno lavorando in questi giorni, quindi alle forze dell'ordine, ai volontari fuori dalle nostre attività, grazie per queste attività e continuate a visitare Jesolo. E ora parliamo di stereotipi di genere, quelli che vengono sentiti nell'adolescenza: uomini ancora forti e coraggiosi, donne belle e sensibili. Anche quest'anno l'analisi dei risultati dei questionari introduttivi somministrati alle classi che hanno aderito al percorso Conoscere al di là degli stereotipi durante lo scorso anno scolastico ha compreso un campione di 297 alunni e 225 alunne appartenenti a 29 classi
di scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Padova, incontrate poi tra il 2021 e il 2022. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, gli uomini vengono descritti come forti, 66,2% delle risposte pertinenti dei maschi e 48,9% di quelle delle femmine, e sportivi 14,8% delle risposte ovviamente dei maschi e 15,3% da quelli delle femminucce, mentre le donne sono belle e attraenti per il 52,8% delle risposte pertinenti dai maschi e 40,3% di quelle delle femmine. Spesso hanno i capelli lunghi, 22,2% delle risposte dei maschi e 18,7% di quelle delle femmine. Inoltre emerge in maniera più marcata rispetto all'anno scorso anche che i maschi danno importanza al proprio aspetto esteriore e ai canoni estetici su cui dover rientrare. Per quanto riguarda poi gli stereotipi di genere in ambito lavorativo, possiamo notare che quasi il 60% dei maschi afferma che esistano professioni da uomo o da donna. Con questa posizione concorda anche una ragazza su 4, anziché l'uomo deve pagare il conto, diciamo è duro a morire, stando alla maggioranza delle risposte dei maschi, 50,8%. Al contrario, il 74,7% delle ragazze desidera la parità anche in questo contesto. L'opinione più diffusa sia tra i maschi e sia tra le femmine è che quando in una coppia sia l'uomo che la donna lavorano, tutti dovrebbero svolgere le faccende domestiche. La ricerca, lo ricordiamo, è stata effettuata dal Centro Veneto Progetti Donna. Tutto è organizzato per l'amministrazione padovana per quello che dovrebbe essere l'evento per salutare il vecchio e il nuovo anno a Padova, una manifestazione che vedrà il palco non più collocato in Prato della Valle come era negli anni scorsi, ma in una più contenuta piazza Insurrezione, adibita solitamente come parcheggio auto nei giorni feriali, ma che il 31 dicembre sortirà un'altra destinazione d'uso. Non si sono ancora placate comunque le polemiche contro la giunta Giordani da parte del gestore dell'unica discoteca esistente in centro città, il Q, che per forza maggiore rimarrà chiuso visto che gli piazzeranno davanti i tir dei camerini degli artisti, proprio davanti all'ingresso della discoteca. In compenso tutto il centro storico verrà occupato da transenne e gli stessi abitanti del centro cittadino avranno difficoltà ad entrare ed uscire dalle proprie residenze per la presenza nella piazza parcheggio, appunto l'evento organizzato dal comune. Vediamo. Allora abbiamo questo grande evento in Piazza Insurrezione con il concerto gratuito di Max Gazzè, un artista che tutti conosciamo, riproporrà le hit più famose, ci sarà animazione, ci sarà musica per abbracciare tutti insieme l'arrivo del 2023. Quella sera anche i locali del centro storico potranno tenere aperto un'ora in più, come facevamo anche prima del Covid, quindi fino alle ore 3, partecipando quindi alla ricca offerta che la città di Padova mette in campo nella notte di Capodanno. Il centro sarà raggiungibile con una serie di servizi aggiuntivi che ci permetteranno, dopo questo lungo stop dovuto alla pandemia, di tornare a festeggiare. Lo facciamo in maniera inedita, nuova. Ricordiamo, non si va in Prato della Valle perché non ci sono i fuochi d'artificio, perché ci siamo allineati agli obiettivi dettati dalla normativa per il miglioramento della qualità dell'aria, ma abbiamo un grande concerto e quella sarà l'occasione per riscoprire una celebrazione collettiva nel cuore della città di Padova. Sì, insieme a Bus Italia abbiamo pensato un servizio di bus e navetta che partirà dalle 9:30 fino alle 2:30, ultima corsa. Uno è il bus sostitutivo del tram, quindi direttrice nord-sud con partenza da due parcheggi scambiatori con frequenza di 15 minuti e poi altre due navette, una est e una ovest con parcheggio, quella est, partenza dal parcheggio scambiatore Bembo e Piovese per fare via Facciolati, le direttrici dell'ospedale dove tornerà indietro da Largo Meneghetti, quindi dalla fine di via Morgagni, e una da ovest che partirà da Brusegana alla Grange per poi passare al Parcolli, via Cave, Chiesa Nuova, via Vicenza, via Beato Pellegrino e Largo Europa. Queste due
navette, la est e la ovest, avranno una frequenza di 20 minuti circa. Sono navette gratuite, si può andare o al parcheggio scambiatore o alle fermate, normalmente con un gesto della mano fermare il bus, e l'invito è a tutti di raggiungere il centro storico in questo modo, chi viene da fuori fermandosi al parcheggio scambiatore, ma anche chi abita in città andando a prendere direttamente la fermata a queste navette. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni, vi rammento la nostra pagina Facebook, Caffè 24 Television, ma anche il nostro sito www.caffetv24.it per essere costantemente aggiornati.